È un piacere rivedervi e conoscere gente nuova. E Mario, mi sono sempre gentilissimo e veramente sei una persona straordinaria. Grazie. E ha messo tanta carne al fuoco, mi fa piacere perché sono parole molto belle, molto splendide ed è difficile soprattutto nei tempi attuali che due diverse realtà, due diversi club riescano ad avere una comunione di intenti, una sinergia, una stessa filosofia, una stessa lunghezza d'onda come appunto noi ci sentiamo nei vostri confronti. E nei nostri, uso nostri proprio come comune interesse, la passione verso l'automobile, che non è un mero mezzo di trasporto, ne parlavamo proprio qua a tavola, l'automobile per noi tutti è una passione, quindi è un comune denominatore che ci unisce sotto ogni punto di vista. Io ringrazio veramente per questo gentilissimo pensiero, ringrazio Mario per le parole, per l'invito alla nostra manifestazione di fine novembre al Gran Galà. E ringrazio per la vostra ospitalità, per la vostra cortesia, ringrazio anche per la collaborazione che è nata per il discorso ASI dei nostri soci. È vero, noi siamo un club RIA, siamo anche noi aderenti al circuito dell'ASI, però ovviamente preferiamo che i nostri soci abbiano i certificati ASI che non siano sotto il RIA, ma proprio ASI puri. Quindi diciamo che io ringrazio veramente per tutte queste belle parole, e siamo molto contenti di essere qui e abbiamo soci molto giovani, abbiamo soci di tutte le età e questo è un fattore indicativo molto positivo perché serve un passaggio generazionale, serve un testimone, serve che la passione venga alimentata anche nelle persone più giovani perché poi saranno quelli che un domani volente o non volente devono sostituirci, quindi ben volentieri questo connubio che porta soltanto abbondanza e ricchezza nelle idee e nel passare dell'ottimo tempo in serata. Teniamo presente che Stile Alfa Romeo oggi si è diviso in due perché aveva l'ufficiale invito anche a un'altra manifestazione che si svolgeva a Jesolo, quindi ha fatto una cernita di vetture, una parte le ha mandate a Jesolo e una parte sono venuti da noi, quindi un ulteriore merito a loro che sono riusciti ad avere il dono dell'ubiquità. Grazie! Voglio ricordarvi che per il 26 novembre che c'è il Gran Galà Alfa Romeo, anche le Alfa Romeo moderne sono ben accette, perché essendo un club di marca, che siano storiche o moderne, che sia Alfa Romeo, sono ben accette alla partecipazione al Gran Galà. Quindi tenete presente questa data, il 26 novembre, ve lo rinnovo. Io come alfista ci tengo, come leader, tra virgolette, Alfa Romeo del Treviso Apostolica ci tengo ulteriormente. Un'altra cosa volevo dire adesso, che il Treviso Apostolica annovera fra i suoi soci anche qualcuno che si fa notare a volte per delle imprese straordinarie. Abbiamo un nostro socio, dov'è Minato Luciano? Luciano? Luciano, non sta a sconderti? Il quale ha avuto il coraggio di recarsi fino a Bari. Luciano, apri la pagina del giornale che ti rappresenta, perché Treviso è la Gazzetta del Mezzogiorno. So che qui in Veneto è quasi un atto di lesa maestà tirarlo fuori, però diciamo che fondamentalmente Pisotto Storiche si è fatto ben notare con un veicolo del 1924, un Amilcar, a Bari. Ha fatto la sua bella figura e l'onore del Treviso Autostoriche nel suo piccolo ha avuto anche il suo momento di gloria in ambiti fuori dalla nostra giurisdizione, tra virgolette. Luciano si è portato a casa questa, eccola qua, e un applauso a Luciano che con i suoi veicoli antiguerra riesce sempre a far trionfare il Treviso Autostoriche. Però un applauso va anche al nostro presidente che con la sua A112 tra gare in salita, rally storici, non so manco io quello che faccia, non so niente di quello che fa. Io so
sopra che ogni tanto dice sono arrivato così, sono fra i primi di là, quindi anche lui con il suo 112 a guardare le buone imprese. Lascio a lui la parola che sa quello che fa. Sì, perché dopo 26-27 anni ho staccato il casco del chiodo, ma in realtà ho dovuto comprarlo nuovo perché chiaramente la trucca mi andava meglio che una volta, però le omologazioni scadono, per cui ho dovuto prendere tutto nuovo. Comunque dai, quest'anno su tre gare ho preso due colpi, un secondo e un terzo di classe intanto. Bravo! Se tu la batteri però con lì, insomma.